come tendenzialmente viene letto nelle letture più consolidate, ma addirittura potenzialmente rivoluzionario, possibilmente assumibile all'interno di un quadro teorico di tipo contestativo rispetto al capitalismo dominante. In fondo potremmo anche dire, per avvicinarci ai temi portanti di quest'opera del 55, che essa prospetta rispetto a Freud un'operazione per certi versi analoga a quella che Marcuse, non molti anni prima, nel 41, aveva già compiuto con un altro grande pensatore, Hegel, in Ragione e Rivoluzione del 1941 appunto, opera nella quale Marcuse aveva tentato di sciogliere uno dei grandi nodi argomentativi, interpretativi riguardanti il filosofo Hegel, nel tentativo appunto di rispondere alla vexata questio circa l'orientamento politico in cui si esprime il sistema hegeliano. È Hegel un reazionario? È Hegel un conservatore? O addirittura è possibile ravvisare in Hegel gli elementi di una teoria rivoluzionaria? Come noto, Marcuse in quel testo del 41, un testo Epoche Machen, che ha fatto epoca, che ha segnato gli studi sul pensiero hegeliano, è diventato una vera e propria pietra angolare degli studi intorno al pensiero hegeliano, ebbene in quel testo Marcuse rispondeva assumendo Hegel come antesignano della ragione rivoluzionaria. La ragione hegeliana è anzi, dal punto di vista di Marcuse, il fondamento stesso del pensiero rivoluzionario, non solo in forza del fatto che verrà assunto da Marx come fondamento della propria critica radicale del sistema capitalistico, ma anche in ragione del fatto che la ragione hegeliana è una ragione che non fa pace con il mondo, è una ragione rivoluzionaria per sua natura, giacché essa mostra costantemente il divenire della realtà, assume la realtà come Wirklichkeit, come processo in atto, e quindi va a destrutturare il presupposto fondamentale ideologico del mondo capitalistico, essere cioè la realtà capitalistica un destino eterno, intrasformabile. Hegel con la storicità mostra appunto che la società capitalistica ha un destino, è destinata in forza delle contraddizioni in essa albergate a superarsi in forme più alte di civiltà. Ebbene, potremmo dire che in Ragione e Rivoluzione già vi è in prospettiva lo stesso andamento di pensiero che Marcuse prospetta qui in Eros e Civiltà, dove però il soggetto della trattazione non è più Hegel, ma diventa Freud. Un Freud riletto però proprio come Hegel in chiave rivoluzionaria, riprendendo anche in questo caso un interrogativo meno noto rispetto a quello inerente a Hegel circa la natura politica di Freud, se volete, e cioè la teoria di Sigmund Freud conservatrice per sua stessa natura, o può essere invece letta come fondamento di una prospettiva rivoluzionaria e antiadattiva. Questo testo, potremmo dire, non meno di Ragione e Rivoluzione, costituisce un episodio importante di quel marxismo occidentale, come l'ha definito Perry Anderson, che prova a innestare altri autori nell'orizzonte teorico marxista. È un tentativo che si dispiega in molti autori del Novecento, non solo in Marcuse, e che appunto assume profili molto differenziati. Si tenta di innestare Hegel su Marx, si tenta di innestare Freud su Marx, questa è la specificità appunto del testo che qui esaminiamo, si tenterà di innestare anche altri autori all'interno della cornice marxista, sempre nel tentativo di sviluppare Marx verso nuove direzioni, o se preferite di portarlo, avrebbe detto Gramsci, all'altezza dei tempi. Ed è ciò che prova a fare anche in questo testo Marcuse. In particolare Marcuse prova a inscrivere Freud nel quadro di una teoria marxista che critichi il capitalismo e insieme assuma la liberazione come orientamento fondamentale del pensiero e dell'azione. Per questo un'ampia parte conclusiva del testo è dedicata a quella che Marcuse chiama la critica del revisionismo neofreudiano. C'è una critica di quelle letture di Freud che, anziché svilupparlo in chiave rivoluzionaria e antiadattiva, ne sviluppano il pensiero in direzione diametralmente opposta, facendo di Freud la quintessenza della conservazione e del pensiero allineato con la società capitalista.
in particolare Reich, che pure aveva dato una lettura non allineata, contestativa di Freud, viene sottoposto a dura critica da Marcuse. Ebbene, Marcuse esattamente prova a fare questa operazione e lo fa a partire da una domanda fondamentale. L'incremento del progresso avviene nella società tecnocapitalistica tramite continui restringimenti della libertà. Ma non era questo forse il tema che già Freud, con le sue categorie concettuali, non allineate naturalmente con quello di Marx, aveva messo in luce allorché aveva mostrato come la civiltà viene costruendosi necessariamente tramite restrizioni, tramite oppressioni e tramite ridimensionamenti della libertà? Così Marcuse si domanda nell'introduzione, a pagina 51 e 52. L'incremento del progresso sembra legato a una crescente restrizione della libertà. Ovunque, nel mondo della civiltà industriale, il dominio dell'uomo sull'uomo aumenta in estensione e in efficienza. La correlazione antagonistica di libertà e repressione, produttività e distruzione, dominio e progresso, costituisce realmente il principio della civiltà? O questa correlazione è forse soltanto il risultato di una specifica organizzazione storica dell'esistenza umana? In termini freudiani, il conflitto tra principio del piacere e principio della realtà è inconciliabile al punto da rendere necessaria la trasformazione in senso repressivo della scrittura istintuale dell'uomo? O consente invece il concetto di una civiltà non repressiva, basata su un'esperienza dell'essere fondamentalmente diversa, su un rapporto fondamentalmente diverso fra uomo e natura e su relazioni esistenziali fondamentalmente diverse? Ebbene, già a partire da questa domanda fondamentale, Marcuse, formulandola nell'introduzione all'opera, solleva la questione decisiva, cioè la necessità di spingersi con Freud oltre Freud, di assimilare cioè il discorso di Freud per svilupparlo in maniera, per così dire, più coerente rispetto a quanto non fosse sviluppato in Freud stesso, ambiguamente sospeso tra il riconoscimento del carattere repressivo della società capitalistica e, per certi versi, la giustificazione, come subito vedremo, di questo carattere repressivo. In particolare la domanda che Marcuse propone, che costituisce una sorta di leitmotiv dell'opera, è quella secondo cui la civiltà, per potersi sviluppare, deve o non deve essere repressiva. Cioè, vi è in ogni sviluppo necessario della civiltà l'esigenza della repressione o, come si leggeva poc'anzi, è immaginabile una civiltà che sia esente dal principio di repressione? Questa è la domanda che Marcuse pone. Come sappiamo, Freud, nel modo stesso in cui imposta la questione e in cui la risolve, resta ambiguamente sospeso, perché per un verso Freud dice che la storia dell'uomo è storia della repressione, è cioè un continuo sacrificio del principio di piacere sull'altare del principio di realtà. La risposta che dà Freud, dunque, così la interpreta Marcuse, è che certamente la società di cui siamo abitatori è repressiva, fortemente repressiva, brutalmente e spietatamente repressiva. Ma insieme Freud dice anche che una civiltà non repressiva non è possibile, che civiltà è in quanto tale repressione, che cioè eros e civiltà sono mutuamente esclusivi. La civiltà si regge esattamente sulla repressione della libido, sulla repressione del principio di piacere. Proprio in ciò, in questa risposta specifica prospettata da Freud al dilemma, sta, ad avviso di Marcuse, la grandezza insieme alla debolezza della soluzione freudiana. Per un verso è merito grandissimo di Freud l'aver denunciato senza infingimenti la repressione come principio della società capitalistica, cioè appunto l'essere la società capitalistica il luogo di un mostruoso sacrificio di pulsioni, energie vitali, libido sull'altare della civiltà, del principio di realtà. E per un altro verso, poi però, Freud, in maniera contraddittoria, ha giustificato questa tremenda e mostruosa opera di sacrificio della libertà, perché l'ha, per così dire, naturalizzata, ne ha smarrito i contorni storici specifici, ne ha perso la determinazione storica fondamentale. Perché appunto Freud, nel movimento stesso con cui ha riconosciuto che la società è repressiva,
che la civiltà dei consumi è una grandiosa opera di repressione di bisogni, pulsioni e libido, ha giustificato tutto ciò riconoscendo che non può esservi civiltà senza questa opera di repressione, che in qualche modo questa repressione è coestensiva rispetto alla civiltà e dunque non è specificità esclusiva della società capitalistica, ma è cifra ineliminabile di ogni civiltà. Potremmo dire che l'errore di Freud, ancorché Marcuse non usi questa espressione, è quello di aver peccato di ideologia, cioè di aver naturalizzato ciò che in realtà è storicamente e socialmente determinato. La cifra specifica della società capitalistica è stata esattamente individuata da Freud, il quale però non è stato in grado, ad avviso di Marcuse, di comprenderne il carattere storicamente determinato e cioè valido esclusivamente per la società capitalistica. In forza di tale incomprensione, di tale fuorviamento, Freud ha identificato in maniera surrettizia civiltà e repressione, immaginando dunque l'impossibilità di una liberazione, perché se civiltà vuol dire in quanto tale repressione, finché vi sarà civiltà non potrà che esservi repressione. In Freud, cioè, la giusta diagnosi della repressione coesiste apoliticamente con l'assenza di una terapia volta a produrre la liberazione. Freud dunque condanna, e questa è la parte fondamentale da cui Marcuse muove la società capitalistica, ma insieme non è in grado di sviluppare fino in fondo questa condanna e di prospettare vie di fuga rispetto ad essa. Scrive Marcuse, pagina 59 e seguenti, la concezione dell'uomo che emerge dalla teoria freudiana è il più irrefutabile atto di accusa della civiltà occidentale ed è al tempo stesso la difesa più incrollabile di questa civiltà. Secondo Freud, la storia dell'uomo è la storia della sua repressione. La civiltà comincia quando si è rinunciato efficacemente all'obiettivo primario, alla soddisfazione integrale dei bisogni. Freud ha descritto questo cambiamento come la trasformazione del principio del piacere in principio della realtà. E ancora, pagina 64, il convincimento che una civiltà non repressiva sia impossibile è una pietra angolare della costruzione teorica freudiana. Ma la teoria di Freud contiene anche elementi che invalidano questa razionalizzazione, che scuotono la tradizione predominante nel pensiero occidentale, che contengono perfino accenni al contrario. Svelando la loro ampiezza e la loro profondità, Freud difende le aspirazioni represse dell'umanità, le richieste di una condizione dove libertà e necessità coincidano. Ecco, vedete qui chiaramente espressa la questione generale da cui muove questo libro. Eros e civiltà in fondo non fa altro che sciogliere l'aporia in cui è sospesa la teoria freudiana, storicizzando quella repressione che Freud indebitamente legge come cifra di ogni civiltà, smarrendone dunque i confini storici e dunque ammettendo, questo è il limite di Freud, l'inevitabilità della repressione. Laddove invece Marcuse, aspirando a liberare Freud dall'ideologia, aspira per ciò stesso a usare Freud come maestro del pensiero rivoluzionario e antiadattivo, cioè a restringere il discorso di Freud circa la repressione, circa il sacrificio del principio di piacere per il principio di realtà alla sola società capitalista. Cioè, appunto, storicizzando il discorso diventa possibile prospettare un altrove rispetto a questa società che sacrifica il principio di realtà, il principio di piacere, scusate, sul principio di realtà. In verità già Freud aveva sollevato il dubbio in più luoghi della sua opera, già l'abbiamo detto, Marcuse mostra come in Freud vi siano elementi contraddittori in cui il padre della psicanalisi egli stesso adombra alcuni aspetti che possono essere sviluppati nella chiave in cui li sviluppa Marcuse stesso. In particolare, appunto, la necessità di criticare spietatamente la società capitalistica. Questo è il limite irrinunciabile di Freud. Ora, anche con Freud potremmo dire che Marcuse fa valere un principio ermeneutico specifico. Occorre non soffermarsi esclusivamente sulla lettera dei testi freudiani e cercarne invece più in profondità negli abissi dei testi, potremmo dire, lo spirito.
Hegel e Freud paiono, se letti solo a livello superficiale di lettera, autori conservatori. Ma se solo si sia in grado di avventurarsi al di là della lettera, al di là del principio della lettera, potremmo dire parafrasando lo stesso Freud, diventa possibile scoprire il nucleo vivo dialettico, non conservatore, non conciliato, rivoluzionario. E in fondo effettivamente Eros e civiltà e ragione e rivoluzione possono fecondamente essere letti congiuntamente, perché entrambi praticano con Hegel e con Freud la stessa dinamica di pensiero. Liberare dalle ambiguità questi autori per assumerli come autori di riferimento per la teoria rivoluzionaria. In particolare Marcuse è convinto, seguendo Freud, che la civiltà tragga inizio quando l'umanità per sopravvivere rinuncia al soddisfacimento immediato delle proprie pulsioni e sacrifica il principio di piacere al principio di realtà. Si hanno così il differimento e la repressione degli istinti, ma tale repressione, che per Freud è inevitabile e necessaria, per Marcuse è storicamente determinata. Vale esclusivamente all'interno della società capitalistica, o più precisamente solo nella società capitalistica essa si manifesta nella forma specifica della repressione quale viene descritta e denunziata dallo stesso Freud. Per fare questa operazione, cioè per stoicizzare il discorso di Freud, per mostrarne la validità all'interno del solo capitalismo, Marcuse distingue fra due aspetti fondamentali che costituiscono due delle principali innovazioni teoriche prospettate dal testo, che sono il concetto di rimozione di base e di repressione addizionale. Tramite questi due concetti, dei quali subito dirò, Marcuse integra il discorso di Freud e piega Freud in direzione della sua stessa visione. Per rimozione di base, Marcuse intende il fatto che vi è una dose minima di controllo degli istinti che è richiesta dalla civiltà. Ogni civiltà effettivamente richiede un controllo, una minima repressione degli istinti. Non vi è civiltà che non lo faccia. L'errore di Freud sta nell'aver perso di vista il fatto che non ogni civiltà esige lo stesso grado di repressione. E in questo modo Freud, a contatto con la repressione specifica richiesta dalla società tecnocapitalistica, ha indebitamente pensato che ogni civiltà in quanto tale richiedesse quella dose specifica di repressione. Secondo concetto fondamentale messo in campo da Marcuse è quello di repressione addizionale, cioè il fatto che all'interno della società tecnocapitalistica vige quella che potremmo chiamare, variando liberamente la sintassi di Marx, una plus rimozione del principio di piacere che è richiesta dalla stessa società capitalistica nella sua struttura specifica. Cioè appunto il capitalismo, con buona pace di Freud, si differenzia dalle altre forme di civiltà per il fatto che accanto alla repressione, alla dose minima di rimozione di base richiesta, aggiunge una plus rimozione, che è richiesta dalla società capitalistica stessa e che implica, quella sì, la rimozione fondamentale dei bisogni, della libido e dei desideri. Scrive Marcuse, a pagina 79 della sua opera, un'organizzazione repressiva degli istinti si trova alla base di tutte le forme storiche del principio della realtà nella società civile. Se Freud spiega l'organizzazione repressiva degli istinti adducendo l'inconciliabilità esistente tra il principio primario del piacere e il principio della realtà, egli esprime il fatto storico che la civiltà è progredita come dominio organizzato. La discussione seguente è un'estrapolazione che ricava dalla teoria di Freud nozioni e asserzioni in esse implicite solo in una forma reificata, in forma cioè nella quale i processi storici appaiono come processi naturali. Ecco qui la prima critica a Freud. Cioè Freud stesso, vittima della società capitalistica, presenta quelli che sono processi storici come processi naturali, in questo modo cade egli stesso vittima della reificazione. Ciò che Freud non riesce a comprendere, dice Marcuse, è esattamente il principio della repressione addizionale, come qui di seguito spiega. Repressione addizionale, le restrizioni rese necessarie dal potere sociale o dominio sociale.
Essa si distingue dalla repressione di base o fondamentale, cioè dalle modificazioni agli istinti strettamente necessarie per il perpetuarsi della razza umana nella civiltà. Ecco, vedete qui il modo in cui Marcuse riconosce con Freud l'esistenza di una repressione necessaria a ogni civiltà, ma poi mostra come la civiltà capitalistica di specifico abbia una plus repressione, ciò che appunto chiama repressione addizionale. A questo concetto fondamentale con cui Marcuse rilegge e reinterpreta Freud deve aggiungersi l'altro concetto decisivo che segna anch'esso una svolta fondamentale rispetto alla teoria freudiana, che è il principio di prestazione, che è appunto, come dice Marcuse a pagina 80, la forma storica prevalente del principio della realtà. La forma storica prevalente del principio della realtà. O se preferite, la forma specifica all'interno della quadro tecnocapitalistico in cui si dà il principio di realtà, cioè la repressione degli istinti fondamentali. Ora, in poche parole, potremmo dire che il principio di prestazione è quello che nel quadro della società tecnocapitalistica impone ai miseri abitatori della medesima di sacrificare tutte le energie psicofisiche per scopi produttivi e lavorativi. Il capitalismo si pone così come una grandiosa opera titanica di sacrificio dei bisogni umani, dei desideri, in vista di un fine autoreferenziale in sé intrinsecamente insensato. La produzione fine a se stessa, la crescita fine a se stessa, il profitto fine a se stesso, i quali diventano altrettanti scopi in nome dei quali sacrificare tutto quel mondo della vita, degli affetti, dei sentimenti, delle pulsioni che vengono appunto sacrificati in nome di questo principio della prestazione addizionale. Dice Marcuse, pagina 80 e seguenti, per tutta la durata del lavoro che praticamente occupa l'intera esistenza dell'individuo maturo, il piacere è sospeso e predomina la pena. I vari modi del dominio, dell'uomo e della natura, portano a varie forme storiche del principio della realtà. La repressione avrà una portata e un'intensità diversa a seconda che la produzione sociale sia orientata sul consumo individuale o sul profitto, se prevale la libera concorrenza o l'economia pianificata, se la proprietà privata è privata o collettiva. Vedete come Marcuse in questo passaggio riconosce con Freud che ogni civiltà, ivi compresa la civiltà quale verrà sviluppandosi secondo il sogno di Marcuse quando si realizzerà la società senza classi, anch'essa si reggerà sul principio di realtà che predomina su quello di piacere. La repressione avverrà anche lì, ma la sua forma specifica varia storicamente ed è ciò che Freud non ha saputo spiegare. In particolare, aggiunge Marcuse, le istituzioni storiche specifiche del principio della realtà e gli specifici interessi del dominio introducono controlli addizionali al di là e al di sopra di quelli indispensabili all'esistenza di una comunità civile. Questi controlli addizionali, che provengono dalle specifiche istituzioni del dominio, costituiscono ciò che noi chiamiamo repressione addizionale. È un altro modo per dire quanto già si era detto. Ogni civiltà si regge sulla repressione dei bisogni, degli istinti, delle pulsioni, senza la quale repressione non potrebbe sussistere. Ebbene, la società capitalistica, oltre a questa repressione fondamentale per esistere, aggiunge una repressione ulteriore che risulta ingiustificata, che risulta appunto addizionale, ciò che appunto Marcuse chiama repressione addizionale, che varia a seconda delle forme specifiche della società capitalistica in evoluzione, ma che è dal suo punto di vista una prerogativa quintessenziale della società capitalistica. Dire capitalismo per Marcuse significa sempre dire, in ogni sua forma specifica, e il discorso potrebbe valere a ragione anche oggi, significa dire repressione addizionale, plus repressione, andare al di là delle strette necessità per imporre oltre il principio di repressione, sacrificando appunto in nome della crescita infinita e fine a se stessa. Dice ancora Marcuse, pagina 83, il principio del piacere fu detronizzato non soltanto perché esso militava contro il progresso della civiltà, ma anche perché militava contro una civiltà il cui progresso perpetua la dominazione e la fatica del lavoro.
Perché appunto il principio di prestazione è quello che riduce il soggetto ad atomo produttivo, ad atomo irrelato dalla comunità, sacrificato al lavoro assunto come fine a se stesso, come produzione autoreferenziale. Ciò che comporta, ad avviso di Marcuse, tutta una serie di conseguenze ampiamente esplorate in Eros e Civiltà, due delle quali voglio qui sottolineare, sia pure solo impressionisticamente. In primo luogo la deerotizzazione del corpo umano, cioè il fatto che il corpo umano, quel coacervo di pulsioni, di desideri, di libido, viene all'interno della società tecnocapitalistica ridotto a singolo atomo produttivo, privo appunto di queste pulsioni, represse. Viene appunto ridotto a macchina della produzione, sottoposto alla pena del lavoro fino a se stessa, nelle forme descritte da Marx nel Capitale e qui implicite nel discorso di Marcuse. In secondo luogo abbiamo, come conseguenza del principio della prestazione, abbiamo la tirannide genitale, ciò che Marcuse chiama anche riduzione della sessualità a mero fatto genitale procreativo. Cioè la sessualità diventa all'interno del tecnocapitalismo semplicemente funzionale alla riproduzione, smarrisce tutte le sue forme altre che non siano quelle riproduttive. Dice Marcuse, pagina 125, storicamente la riduzione dell'eros a sessualità procreativo-monogamica, che completa la subordinazione del principio del piacere da parte del principio della realtà, è riuscita in pieno soltanto quando l'individuo è diventato un soggetto oggetto di lavoro nell'apparato della sua società. Mentre ontogeneticamente la repressione primaria della sessualità infantile rimane la condizione preliminare per poter raggiungere questo risultato. Marcuse mostra come tutta la società, fin dal modo in cui vengono allevati i bambini all'interno della società tecnocapitalistica, è volta esattamente a reprimere ogni forma di sessualità che sia sottratta a quella che potremmo chiamare la tirannide genitale, dove appunto emerge chiaramente la specie viene privata di tutte le sue altre possibili declinazioni. Dice ancora Marcuse, all'interno della società capitalistica, gli uomini non vivono la loro vita, ma eseguiscono funzioni prestabilite. Mentre lavorano non soddisfano i propri bisogni e proprie facoltà, ma lavorano in uno stato di alienazione. Le restrizioni imposte alla libido sembrano tanto più razionali quanto più universali diventano, quanto più permeano l'intera società. Esse agiscono sull'individuo come leggi oggettive esterne e come una forza interiorizzata. L'autorità della società è assorbita dalla coscienza e dall'inconscio dell'individuo e opera sotto la forma dei suoi propri desideri, della sua moralità e delle sue soddisfazioni. Sotto la legge del principio di prestazione, corpo e anima vengono ridotti a strumenti di lavoro alienati. Come tali possono funzionare soltanto se rinunciano alla libertà di quel soggetto oggetto libidico che originariamente l'organismo umano è e desidera essere. Ora, da questo punto di vista, Marcuse legge l'intero sviluppo della società come una sempre maggiore razionalizzazione della repressione che culmina in quella specifica fase del capitalismo che è, dal suo punto di vista, la società dei consumatori, quale egli ha di fronte nascente, sia pure nascente, negli anni 50 in cui è composto questo testo. In particolare Marcuse scrive: l'ideologia d'oggigiorno si basa sul fatto che la produzione e il consumo riproducono e giustificano il dominio. Una pagina attualissima questa, naturalmente, in cui si mostra quello che in filigrana già si poneva all'epoca come il transito, oggi pienamente compiuto, dalla figura del suddito a quella del consumatore, tema centrale nella scuola di Francoforte a cui Marcuse, sia pure in forma un po' eretica, può essere iscritto, tema centrale anche nelle riflessioni di un altro grande autore che per certi versi con la scuola di Francoforte potrebbe essere posto in relazione, che è Paolo Pasolini. Cioè appunto il fatto che assistiamo a una nuova forma di dominio, flessibile, morbida, lasca, non più repressiva, una forma di dominio che trasforma gli umani in semplici consumatori.
dove appunto si verifica un addomesticamento capillare dei consensi tramite l'ideologia manipolatoria che si estrinseca tramite TV, giornali, radio e che produce in forma sempre più massiccia l'introiezione del simbolo del potere. Si verifica cioè sempre più fortemente la nascita, dice Marcuse, di un totalitarismo morbido e flessibile, apparentemente incommensurabile con i totalitarismi di cui ha dato spettacolo il Novecento, ma in realtà profondamente affine rispetto ad essi e addirittura tale da potersi porre come il compimento delle loro stesse logiche. Un totalitarismo che è quello della società totalmente amministrata nel consenso, in cui non vi è più bisogno di reprimere i corpi perché il potere si è già impadronito integralmente delle anime, rendendo gli uomini da sudditi a consumatori. È quello che Marcuse, in altri luoghi della sua opera, mette a tema tramite il concetto cardinale di tolleranza repressiva, cioè il fatto che all'interno della società totalmente amministrata vi sono bensì nicchie possibili di contestazione. Ve ne sono molteplici, ma sono sempre nicchie che con la loro stessa esistenza rinsaldano il potere stesso, facendolo apparire per quello che in realtà non è, morbido, permissivo, contestabile, facendo di più il gioco stesso del potere che può fare mostra della propria differenza strutturale rispetto ai totalitarismi precedenti, facendo per ciò stesso il gioco del potere per il fatto che ne nasconde l'origine, le tracce, la natura autenticamente totalitaria. Abbiamo cioè un dominio totalitario all'interno del tecnocapitalismo che si regge sul controllo delle anime ancor prima che su quello dei corpi. Potremmo dire, variando, non lo dice Marcuse, ma credo sia profondamente coerente con il suo discorso, potremmo dire che si verifica all'interno del tecnocapitalismo un'inedita, insospettata trasformazione del principio con cui i libertini seicenteschi tematizzavano il rapporto con il potere. Foris ut moris intus ut liber. Fuori adattati ai costumi e poi liberamente nella coscienza fai quel che vuoi. All'interno della società tecnocapitalistica, seguendo Marcuse, potremmo dire che vale il principio inverso. Foris ut liber intus ut mores, cioè appunto fuori puoi fare quello che vuoi perché dentro hai metabolizzato i simboli del potere. Si verifica cioè l'esatto rovesciamento, la coscienza impadronita ad opera del potere repressivo. Questo è quello che Marcuse mostra all'interno di questo testo, che potrebbe anche essere fatto dialogare, ma non è questa la sede adatta per farlo, con un altro testo fondamentale della tradizione filosofica occidentale, la volontà di servire, il tema della servitù volontaria di Lavoisier, cioè il fatto che si verifica all'interno degli stessi soggetti un'insospettata volontà di servire, di essere servi, ignari per lo più del potere. Marcuse lo dice in passaggi molteplici della sua opera, dei quali voglio qui richiamarne uno soltanto. Il tentativo di abbozzare la struttura teorica di una cultura al di là del principio di prestazione è in un senso rigido irragionevole. La ragione è la razionalità del principio di prestazione. Cioè appunto la ragione dominante all'interno del tecnocapitalismo è quella con cui, strutturalmente irrazionale nella sua logica, si impone il principio di prestazione come unico principio valido, con tutta quella serie di bisogni fittizi, così magistralmente smascherati da Marcuse, che non fanno altro che rafforzare il principio di realtà tramite la finzione invece del trionfo del principio di piacere. Potremmo vedere, e su questo voglio tornare alla parte conclusiva della mia relazione, che oggi la società tecnocapitalistica, dopo Marcuse, sembra effettivamente aver liberato totalmente il principio di piacere, quando in realtà esattamente tramite questo dispositivo dei principi artatamente governati dalla società tecnocapitalistica fa trionfare ancora una volta il principio di realtà. E dunque si può verificare, io credo, al di là delle più facili letture, una tenuta del discorso di Marcuse anche nell'odierno scenario.